di orgoglio. E a noi insegna a tacere quando siamo umiliati anche dalle persone che abbiamo beneficato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno. Portate in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla Gesù che porta la croce sul Calvario. Vergine Santa, in quel dolore che ti rattristava il cuore nel vedere il tuo divino figlio sotto il pesante legno della croce, volgi il tuo cuore materno ai moribondi e aiutali ad accettare con serenità il distacco dalle persone care e dalle cose per riparare i peccati contro la giustizia e l'amore fraterno. E a noi insegna a comprendere e a soccorrere con bontà, come volenterose cerenei, chi soffre,
affinché non sia preso dallo sconforto e non cada sotto il peso della sua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e morte di Gesù. Vergine Santa, in quel tremendo dolore che ti lacerava il cuore, nel vedere Gesù agonizzante e morto sulla croce, posa la tua celeste mano sulla fronte di chi muore e fa che la sua anima spiri in pace, confidando fiduciosa nella infinita misericordia di Dio. E a noi ottieni un atto di dolore e di amore che riscatti la nostra povera vita e possiamo avviarci con fiducia e serenità incontro a Gesù che viene.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno. Guardate il cielo, tutte le anime, specialmente le più misericordia. Alleluia, alleluia, misericordia. Si dà lo cielo,
Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre celeste, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Grazia Divina. Prega per noi. Madre Purissima. Prega per noi. Madre Castissima. Prega per noi. Madre Sempre Vergine. Prega per noi. Madre Senza Colpa. Prega per noi. Madre Amabile. Prega per noi. Madre Ammirabile. Prega per noi. Madre del Buon Consiglio. Prega per noi. Madre del Creatore. Prega per noi. Madre del Salvatore. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Vergine prudentissima. Prega per noi. Vergine degna di ogni lode. Prega per noi. Vergine potente. Prega per noi. Vergine clemente. Prega per noi. Vergine fedele. Prega per noi. Modello di santità. Prega per noi. Sede della sapienza. Prega per noi. Causa della nostra gioia. Prega per noi. Tempio dello Spirito Santo. Prega per noi. Modello della vera pietà. Prega per noi. Rosa mistica. Prega per noi. Gloria della stirpe di Davide. Prega per noi. Splendore di grazia. Prega per noi. Arca dell'alleanza. Prega per noi. Porta del cielo. Prega per noi. Stella del mattino. Prega per noi. Salute degli infermi. Prega per noi. Rifugio dei peccatori. Prega per noi. Consolatrice degli afflitti. Prega per noi. Aiuto dei cristiani. Prega per noi. Regina degli angeli. Prega per noi. Regina dei patriarchi. Prega per noi. Regina dei profeti. Prega per noi. Regina degli apostoli. Prega per noi. Regina dei martiri. Prega per noi. Regina dei confessori della fede. Prega per noi. Regina delle vergini. Prega per noi. Regina di tutti i santi. Prega per noi. Regina concepita senza peccato. Prega per noi. Regina assunta in cielo. Prega per noi. Regina del Santo Rosario. Prega per noi. Regina della pace. Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Esaudisci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. E saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, che nella virginità feconda di Maria hai dato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Thank you.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i divini misteri, riconosciamo le nostre fragilità, le nostre lentezze nel cammino umano e di fede e chiediamo perdono al Signore per tutte le volte che non l'abbiamo riconosciuto nel fratello che ci ha chiesto di amarlo. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te, verso il prossimo, hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scrute i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è diligente si rivolgono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è futilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male, ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo spavaldo viene punito, l'inesperto diventa saggio, egli acquista scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero, invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Guidami, Signore, nel sentiero dei tuoi comandi. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osserva con tutto il cuore. Guidami, Signore, sulla via dei tuoi comandi. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno per sempre. Guidami, Signore, la via dei tuoi comandi. In piedi. Alleluia. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Alleluia. Alleluia.
sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Parola del Signore. Ci accomodiamo per una riflessione sulla parola che ci è stata consegnata in questo giorno, in questo martedì della 25ª settimana del tempo ordinario. La pagina del Vangelo scritta da Luca, il pittore di Dio, Luca pennella con le sue parole il suo Evangelo, ci fa vedere delle scene concrete davanti agli occhi che ci trasmettono un messaggio. Il messaggio di oggi che ci viene da questo Evangelo è quello di essere dei buoni ascoltatori, ascoltatori della parola che viene dalla bocca di Dio. Sembra quasi un atto di scortesia quello che fa Gesù rispondendo a chi si presenta a lui e gli riferisce: fuori c'è tua madre, ci sono i tuoi cugini, perché fratello nella cultura ebraica voleva dire anche i cugini di sangue. C'erano questi parenti stretti di Gesù fuori che desideravano vederlo, perché Gesù era già impegnato nella sua missione per annunciare la bellezza della venuta di Dio in mezzo agli uomini. Sembra, dicevo, quasi un atto di scortesia quello che fa Gesù nella sua risposta. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Sono coloro che stanno ascoltando in questo momento la mia parola. Quindi leggiamo tra le righe che Gesù amplifica la sua appartenenza familiare, ci fa tutti i suoi familiari, cioè anche noi che in questo momento stiamo accogliendo questa parola, siamo strettamente uniti a Gesù. Quindi Gesù supera i legami familiari e di sangue e va oltre e dice: chiunque mi ascolta, chiunque accoglie questa parola, allora può dirsi mio consanguineo, mio caro amico stretto e familiare. Cari fratelli e sorelle, questa parola è stata scritta oggi anche per noi che siamo qui, e forse non a caso ci troviamo proprio in questo giorno, in questo luogo e a questa ora, per ascoltare questa parola che viene dall'alto proprio per me, per te, per chi sta udendo. Beato allora colui che in questo momento sta ascoltando questa parola che si realizza nella propria vita come parola di salvezza. E beato ancora di più poi chi la osserva, perché tante volte, cari fratelli e sorelle, corriamo il rischio di essere solo degli ascoltatori. Ma poi, una volta usciti fuori dalle nostre assemblee, dalle nostre chiese, dai nostri santuari, ci troviamo immersi, catapultati in situazioni in cui diventa difficile incarnare questa parola. È proprio lì, cari fratelli e sorelle, che si realizza la bellezza di questo ascolto, quando noi riusciamo a incarnare la parola ascoltata e a metterla in pratica in mezzo alla gente che forse sta aspettando proprio da noi questa bella testimonianza, in modo che chi ci incontra può dire: questa persona è abitata dallo Spirito Santo, è abitata dalla parola di Dio, perché ciò che ha udito lo mette anche in pratica. E allora, come Maria che si fa ascoltatrice
della parola di Dio e mette in pratica questa volontà di Dio su di lei, facciamo così anche noi, cari fratelli e sorelle, non solo qui ed ora in questo momento, che è un momento alto, bello, quello della celebrazione eucaristica, ma il suo completamento è fuori. A termine delle nostre eucaristie il sacerdote ci congeda dicendo: portate agli altri, glorificate il nome di Dio con la vostra vita, e ci manda con la pace nel cuore in mezzo al mondo. Don Tonino Bello, un vescovo che ci auguriamo presto di vedere come santo, ma già lo è davanti a Dio, invertiva la parola che noi tante volte diciamo: la messa è finita, andate in pace. Lui amava dire: la pace è finita, andate in mezzo alla gente, e lì è difficile trovare la pace, e voi siete chiamati a portarla perché l'avete ricevuta. Questo è l'augurio che faccio a me e che faccio a tutti quanti voi, di portare la bellezza e la pace nel cuore di chi incontriamo, che ci viene proprio dall'ascolto di questa parola eterna e di salvezza. Sia lodato Gesù Cristo. Ci mettiamo in piedi per la preghiera universale. Abbiamo appena ascoltato la parola di Dio, ora ci viene chiesto di metterla in pratica, di tradurla in preghiere e suppliche al Signore, fonte di ogni bene. Per questo diciamo insieme: guidaci alla salvezza, Signore. Guidaci alla salvezza, Signore. Dio solo penetra, pesa e giudica i cuori. Perché non ricerchiamo in noi stessi motivi di sicurezza, ma riponiamo ogni nostra speranza di salvezza nella bontà misericordiosa di Dio. Preghiamo. Guidaci a salvezza, Signore. Viene ascoltato da Dio chi pone l'orecchio al grido dell'uomo, perché sappiamo partecipare con calore alle difficoltà dei fratelli e sovvenire con larghezza alle loro necessità. Preghiamo, guidaci alla salvezza, Signore. La parola di Dio ascoltata e praticata ci introduce nella sua intimità, perché il nostro amore per la Scrittura ci porti ad accostarla con regolarità e ad attuarla con impegno. Preghiamo, guidaci alla salvezza, Signore, perché questa nostra Eucaristia consolidi la nostra appartenenza alla famiglia di Dio, nella quale il battesimo ci ha inseriti. Preghiamo. O Salvatore Gesù, che chiami i tuoi fratelli, coloro che ascoltano la tua parola, crea in noi un atteggiamento di veri discepoli per giungere a possedere e gustare la tua intimità. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Vicino a me, Signore, più nulla temerò. Signore, Signore, il mio pastore, nulla mi può mancare, nei tuoi pastori, per me hai preparato il pane tuo immortale, il calice mai colmo di vino celestiale. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceve dalle mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e dalla Santa Chiesa. Accogli, o Padre, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i beni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti a te. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e per acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella stessa della tua vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Lucia e Vincenzo, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dall'amore di Gesù, diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è degno, tu la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Amen. Di Cristo, anche il tuo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Signore Gesù, consulenti per me, Gesù, Dio, per me, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Esultanti nel Signore, temiamo ed amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero. Noi dormiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi. Via le lotte maligne, via le liti, e regni in mezzo a noi, Cristo Dio. Thank you.
chi non ama resta sempre nella notte, e all'ombra della morte non risorge. Ma se noi camminiamo nell'amore, noi saremo veritieri della luce. Nell'amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo Spirito del Padre, tutti uniti sentiamoci fratelli, e la gioia diffondiamo sulla terra. Imploriamo con fiducia il Padre Santo, perché doni ai nostri giorni la sua pace. Ogni popolo dimentichi i rancori, ed il mondo si rinnovi nell'amore. Ma che un giorno contempliamo il tuo volto nella gloria dei beati, Cristo Dio, e sarà gioia immensa, gioia vera, durerà per tutti i secoli senza fine. Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che è nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora, prima della benedizione finale, ci rivolgiamo a Maria Santissima con la preghiera della Salve Regina. Salve o Regina, Madre di Misericordia, vita, salvezza, speranza nostra, salve. A te confidiamo gli esiti di Eva, a te confidiamo gementi e piacenti in questa valle di lacrime. Oro dunque a casa nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, come merce e gloria concedere Maria. Maria Santissima Regina di tutte le famiglie, prega per noi. E ora, con la benedizione finale, saremo tutti quanti benedetti dal Signore, e benediciamo anche tutti gli oggetti e l'acqua e le cose che avete portato qui con tanta fede. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora, come abbiamo detto nell'Umaria, questo è il momento che ci mette a dura forza. Dobbiamo portare fuori la bellezza di ciò che abbiamo vissuto qui. Dobbiamo essere testimoni autentici di questa parola che abbiamo accolto e abbiamo ascoltato. E per questo andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.